Siamo alla Feltrinelli di Genova e in compagnia di un grande amico di Radio Azzurro 88 Rete Liguria. Infatti, ora lo vedete realmente in video, Antonio Spadaccino. Antonino, per l'occasione. Sempre carina, sempre carina. Sì, ci siamo ripromessi di vederci in radio e ce l'abbiamo fatta. Quindi grazie a voi per essere qui oggi. Sì, infatti ci eravamo sentiti il 22 di aprile quando è uscito il tuo CD e ora siamo qua alla Feltrinelli di Genova. Antonino, il tuo disco è uscito il 22 di aprile, sì. Nottetempo. Sì. E come è andato in questi 10 giorni? Cosa è successo? Io sono molto molto contento perché l'album ha debuttato al 5° posto della classifica iTunes e una settimana dopo al 16° posto della classifica generale FIMI. Quindi è una grande emozione ed è emozionante leggere tutti i commenti dei fan sui network, sui social network, anche perché, come ti dicevo al telefono, in questo disco c'è Antonino cantautore, quindi per me è una soddisfazione doppia questa. Infatti alcune di queste canzoni sono state scritte proprio da te, puoi ricordarne qualcuna? Sì, ne ho scritte 5 su 8 e la scelta di tenere pochi autori era proprio perché ho voluto dare più senso a tutto l'album, tutto Nottetempo. I brani che ho scritto io sono Ali Nere, Onda Libera, Bellissimo, Stanotte e Gira. Di queste però nell'album ce ne sono altre 3, perché l'album ne contiene 8. Chi sono i tuoi compagni di viaggio delle altre 3 canzoni? Le altre 3 tracce. Una è Alessandra Nascà, che è una brillante cantautrice, diciamo emergente, anche se sono tanti anni che scrive e fa musica. L'altro è un ragazzo che si è fatto conoscere per Sanremo Giovani, che è Nicolas Bonazzi, che secondo me ha una penna veramente che si ricorda. E il terzo pezzo di questi 3 non scritti da me è scritto da Morettini, che ha scritto un brano veramente energico. E di questi 8 brani, qual è quello a cui tu sei più legato? Ma Paola, ti dirò, sono 8 brani che rappresentano questi 3 anni di lavorazione, quindi sono quelli che, io dico, i picchi di felicità o comunque sia i picchi più rappresentativi. Non ce n'è uno in particolare. Probabilmente Ali Nere, perché è il singolo d'apertura, ha fatto da apripista e quindi è quello alla quale sono un po' più legato. Ora qua siamo alla Feltrinelli per la presentazione e quindi il firmacopie, sì, del tuo CD. Hai in procinto altri firmacopie in altre città? Sì, mi sento molto fortunato perché il Nottetempo in Store Tour mi porterà da Milano fino a Catania, ogni giorno in un posto diverso per incontrare i fan che mi aspettano da, insomma, sono anche quasi 3 anni, quindi sono tanti. E, mancano ancora 9 tappe, anche se siamo in aggiornamento, e sicuramente loro dai social network lo sanno prima di me, pensa. Perché infatti sei su social network. Certo, certo, sono su Instagram e il mio contatto è antonino.real, sono su Twitter, il contatto è Antonino Music e poi sono su Facebook, per gli amanti di Facebook, Antonino pagina ufficiale. È vero, perché infatti la maggior parte delle persone ormai, anche giovani e meno giovani, sono sui social. Sì, c'è anche mia madre. Mia madre mi segue da casa e guarda tutto ciò che faccio. Beh, è un bel modo per rimanere vicini. Così se tu sei in viaggio per l'Italia, tua mamma sa dove sei realmente. Che è tutto a posto, mi chiama solo per dirmi, Antonio, mangia pulito. Mi ricorda di stare a dieta, capito? È carina lei. Eh beh, sicuramente bisogna seguire i consigli dalle mamme. Beh, certo, certo. Oggi sei a Genova per la, sì, presentazione e firma copie. Sì. Nelle altre città, le persone, i tuoi fans, sì, quante sono venuti realmente? E poi, erano persone che ti conoscevano già oppure perché erano incuriositi dalle tue canzoni? Certo. Il mio è un progetto che si sta riavviando, mi riaffaccio alla musica dopo 4 anni di lavorazione. È un progetto totalmente nuovo ed è anche proprio un tipo di musica totalmente nuovo rispetto a ciò che facevo una volta. La cosa bella è che con questi firmacopie sto rincontrandolo, il cosiddetto zoccolo duro, che mi segue da quando ho fatto Amici, e scopro piacevolmente nuovi fan che si avvicinano alla mia musica, quindi è molto molto emozionante. Se dovessi tornare indietro di qualche anno, rifaresti la stessa trafila? Assolutamente sì. Amici per me, Amici come i festival internazionali fatti all'estero o il ritorno in Italia per Amici Big, è un'esperienza che mi ha cambiato la vita,
che mi ha permesso ancora oggi, dopo 10 anni, di fare il mestiere che ho sempre sognato di fare, quindi sì, assolutamente sì. E quindi ora hai detto fino al 16 di maggio che più eventualmente altre date, sì, per l'In-Store Tour. È previsto quindi un tour vero e proprio? Al momento non posso dirti nulla. Chiederemo all'Universal. Eh beh, certo, quindi speriamo che quando ci sarà il tuo tour verrai a Genova. E mi verrai a trovare, eh? Quello è sicurissimo. Quello è sicuro, eh? Ha promesso, eh? E tra i tuoi fans, sì, che hanno ascoltato quindi il tuo disco, e ricordiamo che il tuo primo brano in radio uscito è Ali Nere. Sì. E tra i tuoi fans c'è qualcuno che preferisce una canzone piuttosto che un'altra? Beh, sicuramente sì, e questa è una cosa molto bella, anche perché la musica è una cosa personale, quindi magari un brano a me può dare un'emozione, a un'altra persona ne dà sicuramente un'altra. Diciamo che i brani che vanno per la maggiore, quelli che hanno colpito di più, sono Gira, Stanotte e Bellissimo. Bellissimo sta emozionando un po' tutti. E Bellissimo è dedicato a un tuo amore? Bellissimo è una grande canzone di coerenza e amore. Quindi lo puoi dedicare ai tuoi fans? Anche volendo sì, è una grande canzone d'amore, perché no? Certo, è una bellissima cosa. E una canzone tra queste che tu hai scritto da dedicare alla tua mamma c'è, ora che siamo in vicinanza della festa della mamma? Ma c'è un titolo, si chiama Stanotte, è un brano che mi ha fatto riflettere sul valore di un porto sicuro, quindi quanto vale avere un porto sicuro nella propria vita? Tutto, e sicuramente la famiglia, la mamma e il papà sono il mio porto sicuro. Allora, siamo in vicinanza della festa della mamma, cosa puoi dire? Auguri a tutte le mamme. Grazie Antonino. Sei mamma? Certo. Allora ti faccio gli auguri. Si piglia anche sto bacio. E grazie. Antonino, ci sentiremo prossimamente. Se vieni a Genova, non mancare, perché promesso, ti aspettiamo in radio. Promesso. Un grande saluto a voi. Grazie.